La carriera di uno sportivo prima o poi arriva il momento in cui la sfortuna fa sì che ci si faccia male. Ci si può fare male in mille modi, in modo più grave o più leggero, ma una cosa che non dobbiamo mai fare è commettere alcuni errori. Oggi infatti cercherò di darvi alcuni consigli, come ad esempio questo. Beh, questo è un consiglio che potrebbe essere utile. La prima cosa che non dovete mai fare, a meno che non siate laureati in medicina ad Harvard, è quella di improvvisarvi dottori. Quindi no autodiagnosi. Non pensate, soltanto perché l'avete letto su internet o perché il vostro amico ve lo ha detto, di essere esperti di medicina o di ortopedia. Nel dubbio si va dal dottore o al pronto soccorso. Molto spesso si dice, beh sì, mi sono fatto male, adesso ci corro sopra, mi passa. Non funziona sempre così. Ci si può correre sopra se, diciamo, avete appena iniziato il vostro allenamento e i dolori che sentite sono dolori da raffreddamento, cioè siete freddi, iniziate a partire col vostro training e questi dolori passano con lo scaldarsi dei muscoli, delle articolazioni. Questo va bene. Se il dolore però continua dopo 15 minuti, ragazzi, vi dovete fermare, perché c'è il rischio di andare incontro a ricadute e anche a cronicizzazione del dolore. Molto spesso sento dire, ma io non ho mai avuto problemi all'articolazione, al ginocchio, alla spalla, è strano che mi sia capitato un infortunio. Beh ragazzi, funziona davvero così. Le articolazioni, i muscoli, i tessuti che voi quotidianamente utilizzate per allenarvi sono gli stessi che avete utilizzato fino ad oggi da una vita, quindi quelle strutture, anche se c'è un po' di, diciamo così, ricambio tra virgolette biologico, quei tessuti possono essersi logorati, usurati nel tempo e prima o poi possono lacerarsi, possono usurarsi, possono quindi provocare dolore. Quindi il dire, beh, non ho mai avuto problemi a questa articolazione, sinceramente è una cazzata. Attenzione, quando sentite male, l'antinfiammatorio è un palliativo al dolore, ovvero copre, maschera, allevia il dolore e sfiamma il punto infiammato. Ma curarsi con il solo antinfiammatorio, qualsiasi dottore vi dirà che è sbagliato. L'infortunio si cura con delle terapie mediche che sono frutto di una attenta diagnosi e che seguiranno poi, appunto, si trasformeranno poi in una prognosi. Quando si esce da un infortunio si deve riprendere ad allenarsi con molta calma. Non si può pensare di arrivare dopo 3-4 mesi di stop o anche meno e tornare ai livelli precedenti all'infortunio. Beh ragazzi, non funziona così. Chi lo fa sbaglia, l'ho visto fare molte volte con delle ricadute pazzesche. Bene ragazzi, a questo punto direi che è tutto quello che avevo da dirvi, ve l'ho detto. Se avete altre domande scrivetemi qua sotto, sarò felicissimo di rispondervi là dove posso. Altrimenti, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao!